prima maratona per Italo Giancaterina, ma non è questa la notizia, è prima maratona e prima vittoria in una città importante, in una maratona importante come quella di Pescara. Io penso che stanotte, la notte passata, non avevi sognato esattamente questo. No, sicuramente non avevo sognato esattamente questo. Ci avevo leggermente creduto e sono tornato apposta da Dublino, perché questa è la città di mia moglie, dove mi sono sposato qui a Montesilvano qualche mese fa. E no, non me l'aspettavo la vittoria assolutamente, soprattutto appena visto il livello di atleti, la partenza, il livello di atleti era molto elevato, quindi ho detto ok, arriverò terzo, quarto, non lo so, vedremo. E invece poi me la sono sentita, e quando ho realizzato che potevo farcela, ho dato tutto, anche se ho perso qualche secondo verso gli ultimi chilometri. Una storia particolare la tua, no? Che si snoda tra Capistrello, quindi nel cuore dell'Abruzzo, e Dublino. Sì, praticamente l'atletica sono 5 anni che la faccio, è partita tutto 5 anni fa tramite un professore dell'Aquila di letteratura, penso, che sì, Roberto Bonanni, che mi ha aiutato nelle prime gare, e poi mi ha mandato direttamente da Marino Di Marco ad allenarmi, e lui ancora mi segue da Capistrello, mi manda gli allenamenti, io cerco di rispettarli il più possibile, anche se delle volte è difficile, perché noi maratoneti siamo un po' testardi, però devo dire, più sono lontano e più riesco a rispettarli, più ero vicino a lui e più non riuscivo a rispettarli, quindi i risultati forse si vedono più da lontano che da vicino. Il caldo pescarese ti ha creato problemi oppure no, a quanto pare? No, assolutamente, il caldo, mi aspettavo che non ce l'avrei fatta per il caldo, devo essere sincero, invece è stato freschissimo, temperatura perfetta, perché comunque a Dublino ho preparato la maratona a 12, 13, 14 gradi, temperatura perfetta, assolutamente nessun problema. Il caldo zero, organizzazione perfetta, piana, il ponte del mare solo una volta, quindi è quello che ti aiuta anche, quindi è perfetto, il due giri, un giro più due è perfetto, sì. No, il caldo non mi ha, grazie mille.